Buonasera a tutti e a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, sia in televisione sia nelle dirette su Facebook e su YouTube, a questo evento che apre e lancia un'iniziativa che vede a capo la Diocesi di Trento dal nome Cambiamo Rotta. La Diocesi di Trento, che è capofila di una rete di enti di questo territorio, che non vuole dimenticare quindi l'importanza della solidarietà al di là dei nostri territori, solidarietà che fa parte della nostra tradizione e del nostro spirito. E tra questi abbiamo il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, il Movimento dei Focolari, l'IPSIA del Trentino, il CNCA, la Federazione Regionale del Trentino Alto Adige e anche il Centro Cooperazione Internazionale di Trento, di cui Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, per cui io lavoro come giornalista, fa parte. Abbiamo oggi quindi una serie di interventi e voglio però aprire soprattutto con i saluti di Don Cristiano Bettega, qui alla mia destra, delegato d'area testimonianza e impegno sociale Arcidiocesi di Trento, che porrà un saluto a tutti voi. Grazie. Grazie Nicole. Il saluto è veramente cordiale a tutte voi, a tutti voi che siete qua e appunto a chiunque di noi ci sta seguendo da casa o da altre situazioni più vicine e più lontane. Il mio saluto vuole essere, se posso, anche la condivisione di un pensiero molto semplice, molto breve, ma anche molto, che sento molto vero, ecco. Per quale motivo? Faccio questa introduzione perché oggi per la Chiesa di Trento è un giorno un po' particolare, non è semplicemente un sabato di fine maggio di questa primavera che quest'anno stenta un po' a decollare, ma il 29 maggio precisamente è un giorno particolare perché la Chiesa di Trento ricorda la figura di tre giovani, Sisinio, Martirio e Alessandro, che esattamente il 29 maggio del 397 sono stati uccisi in Val di Non, in quella località che prende il nome successivamente di San Zeno e che credo tutti quanti noi conosciamo. Martiri. Guardando la cartina e il tracciato della rotta balcanica che sta nel volantino che abbiamo a disposizione, che è stato preparato e stampato per questa occasione, noi vediamo che questa rotta balcanica, almeno nella parte più vicina a noi, più vicina all'Europa, parte esattamente dalla Turchia e viene su lungo la Grecia, lungo gli stati che componevano una volta la Jugoslavia, per arrivare fino nel nord Italia. È esattamente la stessa strada che hanno fatto questi tre alla fine del IV secolo. Che siano arrivati a piedi, che siano arrivati in nave, cambia poco, venivano in ogni caso dalla Turchia centrale. Il Trentino è fuori dubbio che grazie alla loro testimonianza cristiana, che è durata appena 10 anni, per cui niente, uno spazio di tempo veramente molto breve, no? Rispetto alla storia di un uomo e di una donna e anche rispetto alla storia dell'umanità, però il Trentino ha cambiato volto, o forse sarebbe più giusto dire ha cambiato rotta. Ha cambiato rotta perché grazie a loro, grazie anche al loro sangue, grazie a una testimonianza che appunto è stata tanto significativa, forte e convinta, quanto anche cruenta, il Trentino ha pian piano accolto la cristianità, che non è soltanto una fede che uno riconosce o non riconosce, nella quale si sente a casa o che lascia in disparte, che dice non me la sento mia, ma è anche di più, è una cultura, è un modo di vedere le cose, è un modo di intendere la democrazia. È un modo di intendere la socialità, il sociale, il welfare, è un modo di porsi di fronte a noi stessi e di fronte agli altri. Quindi è molto più, è qualcosa di molto più radicato e radicale, no? Della semplice appartenenza ecclesiale alla Chiesa oppure no. Ecco, io mi chiedo perché non possa essere così o non debba essere così anche oggi, a distanza di secoli. Okay? Da quei tre stranieri, di fatto questo erano, da quei tre giovani che parlavano un linguaggio assolutamente sconosciuto a chi abitava allora il Trentino e che quindi hanno dovuto a loro volta inserirsi, introdursi, imparare lingua, imparare abitudini, imparare un clima, imparare tutto quello che hanno dovuto imparare per
Perché non può essere così anche oggi, rispetto a tanta gente che dalla rotta balcanica, perché di questo parliamo questa sera, o da tante altre situazioni, arriva anche da noi. E lo è effettivamente così. È effettivamente un riconoscere ricchezza che mi viene quasi offerta, che mi viene quasi regalata. Chiaro, nessuno di noi è un ingenuo, nessuno vuole essere illuso, tutte e tutti noi sappiamo che è anche fatica, non ce lo nascondiamo, no? È fatica, è la necessità o la volontà di guardare le cose anche con un certo sospetto, se vogliamo metterla così, con un'attenzione più ampia dell'attenzione che mettiamo in altre realtà della nostra vita e delle nostre giornate. È vero, è anche fatica, non ce lo nascondiamo appunto, ma è prima di tutto esperienza. E come ogni esperienza che noi decidiamo di compiere nella nostra vita va prima di tutto voluta, ok? E successivamente va vissuta, altrimenti resta qualcosa scritto in un libro. Solo nel momento in cui io desidero, voglio fare quell'esperienza e mi butto dentro e la vivo, allora mi accorgo di quanto questa esperienza è importante per me. Ecco, questo è il nostro sogno, nostro di tutti gli enti che sono qui rappresentati questa sera e che hanno deciso, ciascuno a partire dalla propria visione delle cose, dal proprio vissuto, hanno deciso di mettersi insieme per lanciare questa campagna, ma semplicemente perché abbiamo veramente tanta voglia di convincere anche voi, ok, del fatto che questa esperienza è assolutamente e straordinariamente arricchente. È un sogno, è un progetto e un sogno che abbiamo deciso di intraprendere insieme e che continueremo a portare avanti insieme, o se volete dirla in altri termini, è quella che vuole essere veramente la nostra rotta. Grazie. Ringrazio Don Cristiano e riprendendo da alcune sue parole, soprattutto tre parole, lui parla di esperienza, di sogno, di progetto. Dovremmo forse ricordarci, a proposito di sogno e di progetto, quella che era stata l'idea della costruzione di questa Europa e l'Europa del dopoguerra, un'Europa che doveva essere l'Europa dei popoli, un'Europa solidale, e forse questo dobbiamo ricordarcelo dopo questi anni, perché rispetto alla questione migratoria si ha la sensazione, non solo la sensazione ma purtroppo anche la dimostrazione, che si stia tornando indietro rispetto al riconoscimento di diritti fondamentali di persone che hanno diritto a una vita dignitosa, il diritto al riconoscimento di un futuro per sé e per i propri figli. Ed è proprio perché ci sono dietro questi numeri, che ogni tanto e raramente appaiono sui media rispetto alla rotta balcanica, dietro a questi numeri ci sono delle persone, ci sono delle vite, ci sono dei nomi, dei cognomi, dei parenti, delle storie, dei viaggi. Ed è per questo che la Diocesi di Trento e questi enti che appoggiano questa iniziativa hanno voluto realizzare un video che adesso vi faremo vedere un teaser, nel quale noi abbiamo collaborato, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ha collaborato a realizzare con il nostro collega videomaker Paolo Martino, che ha una lunga esperienza di migrazioni lungo proprio tutte queste rotte, fino dall'Afghanistan fino all'Italia. Ecco a voi. Occuparsi della rotta balcanica prima di tutto per una questione geografica, perché comunque il nord Italia è la porta praticamente con la quale confina la rotta balcanica in un certo senso. Poi direi anche per una questione di scarsa visibilità, nel senso che se da una parte sul tema migranti, afflussi verso l'Italia, verso l'Europa, si parla tanto del Mediterraneo, per cui di chi arriva per via mare, si parla molto meno di chi arriva per via terra, quindi appunto attraverso la rotta balcanica. Non tenendo conto del fatto che tanto pericolosa e rischiosa è una traversata in mare, altrettanto pericolosa e rischiosa è la traversata dei Balcani, che invece dura settimane e mesi. When I am coming here, too much changed my life in Bosnia. I don't know where I am sleep. I don't know. Sometime I don't have food. God is not good in Bosnia. God. He says, why are you coming here? You go back.
La lunga rotta, questo è il teaser di un video, di un lungo video che è in fase finale e che tra 10 giorni massimo verrà pubblicato sul canale YouTube della Diocesi di Trento e poi verrà utilizzato in questa campagna di sensibilizzazione che sicuramente coinvolgerà tutto il territorio. E a proposito di sensibilizzazione, dobbiamo anche raccontare, e di solidarietà, dobbiamo anche raccontare quello che gli italiani e le italiane hanno fatto in questa situazione lungo la rotta balcanica. Rotta balcanica che non, il transito di queste persone che non si è fermato dopo il 2015, quando avete visto quasi 1 milione di persone attraversare tutta la penisola e arrivare fino, soprattutto in Germania, ma comunque nei paesi del nord Europa, che non si è chiusa però nemmeno dopo la firma dell'accordo tra Unione Europea e Turchia del marzo 2016. I numeri si sono ridotti, ma queste persone hanno continuato il loro viaggio in condizioni però sempre peggiori, con l'aumento dei prezzi da parte dei trafficanti, con il rischio di morire anche lungo questi fiumi, queste montagne che attraversano tra i vari paesi che dalla Grecia li portano fino ai confini con l'Unione Europea, nuovi confini dell'Unione Europea, perché ricordiamoci che queste persone arrivano dalla Grecia e quindi escono dall'Unione e poi rientrano di nuovo quando riescono con grandi difficoltà ad attraversare il confine tra Bosnia e la Croazia. E questa solidarietà che si è mossa, la solidarietà italiana si è mossa già allora, nel 2015-2016, faccio solo un nome, ma non voglio per non offendere gli altri, nomino Ipsia. Ipsia Caritas erano lì al confine tra la Macedonia e la Grecia, ricorderete probabilmente i domeni. E tanti volontari e volontarie, associazioni, gruppi italiani si sono mossi sia in Macedonia che in Grecia, sia in Serbia successivamente e così anche in Bosnia oggi. Ed è per questo che oggi io vi farò ascoltare in videocollegamento da Sarajevo il nostro ambasciatore d'Italia, Nicola Minasi. Che purtroppo il 16 di giugno concluderà il suo mandato, ma contiamo che colui che lo sostituirà proseguirà sulla sua strada di questo mandato. Nicola Minasi, a lei la parola. Ringrazio moltissimo per questo invito. Buongiorno, a tutte e tutti. Sono onorato di potermi rivolgere a voi, soprattutto perché, sono in compagnia di persone, come tutti voi, come Psia, come Caritas, che, sono direttamente impegnate, per, aiutare i migranti lungo la rotta balcanica e, sono onorato anche, di rappresentare indirettamente tutti voi in quanto italiani nei confronti delle autorità locali. Devo dire che l'Italia è assolutamente al primo posto in questo impegno e non da oggi. Non prevedevo di farlo, ma il ricordo da parte di Don Bettega dei tre martiri del 29 gennaio, scusate, 29 maggio del 397 non può farmi non citare tre martiri del 29 maggio 1993. Parlo di Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Poletti, tre persone, tre volontari che da Brescia si misero in viaggio per portare degli aiuti alla popolazione della Bosnia centrale e furono uccisi proprio oggi nel 93 da una formazione paramilitare. Mi sembra una coincidenza importante. Tra l'altro, un'altra coincidenza, che forse poi non è solo una coincidenza, è che queste persone erano mosse da un grande senso, una grande vocazione cristiana. I parenti delle vittime hanno addirittura perdonato la persona che è stata poi condannata. Questo per dire che veramente il rapporto tra l'Italia, i Balcani, la rotta balcanica, l'impegno sociale e diciamolo anche l'impegno cristiano è estremamente forte, estremamente valido e ha anche un'altra caratteristica, è estremamente silenzioso. Gli italiani che sono così attivi non si fanno pubblicità, devo dire al contrario di altri, fanno moltissimo. E lo fanno con la volontà di portare risultati, ma non di autoincensarsi. Però, da osservatore, istituzionale, devo dire che oggi, se ci sono persone, nei campi profughi, nel cantone dell'Unasana, che possono,
mangiare sotto una tenda, incontrarsi e anche distrarsi, perché vedo quali sono le attività svolte da Caritas, da Ipsia, con queste persone. È proprio grazie al loro impegno, è proprio grazie al fatto che in Italia vengono raccolti fondi che vengono anche spesi in maniera responsabile. In questi ultimi mesi abbiamo visto un'enorme mobilitazione italiana, in alcuni casi addirittura con delle difficoltà logistiche, perché la corsa alla solidarietà ha portato anche a far arrivare camion di beni che poi non si potevano immagazzinare, non si potevano distribuire perché andavano disinfettati e così via. Ma nel complesso l'impegno italiano di Ipsia, di Caritas, anche della Croce Rossa italiana, è a tutt'oggi un modello. È un modello che viene riconosciuto anche in Bosnia e Erzegovina e che secondo me possiamo promuovere anche di più. C'è una gara di solidarietà bellissima che è in corso. Un altro esempio è che appena un mese fa il Teatro Regio di Torino ha sorpreso tutti noi offrendo di organizzare un concerto proprio per i migranti e i profughi sulla rotta balcanica per accogliere in Italia fondi destinati ad azioni a loro vantaggio. E la risposta è stata enorme, eccezionale e positiva. Di tutto questo dobbiamo essere fieri, certo non bisogna fermarsi ad autoincensarsi, però veramente c'è una grande vitalità in Italia e sono felicissimo che il Trentino con la propria sensibilità non faccia mancare il proprio apporto qualificato. Il mio appello è anche di aiutarsi e conoscersi con le altre realtà italiane, anche con gli enti locali, che cercano di essere attivi in questo settore. È di pochi giorni fa, per esempio, un'iniziativa del comune di Bergamo che vorrebbe, in collaborazione con un comune in Bosnia e Erzegovina con cui ha una lunga cooperazione, Cacagni, vorrebbe creare un centro di accoglienza per famiglie di profughi. Il comune ha risposto con una prima disponibilità. È un altro esempio molto interessante di come la sensibilità italiana, la capacità di mobilitazione degli enti locali possa veramente fare la differenza. A parte l'impegno italiano, i temi che sono stati evocati, i problemi che producono il dramma della rotta balcanica hanno radici lontane. Penso che non possiamo affrontare tutte queste radici in questo momento, però ritengo che sia importante anche guardare ai tanti problemi lungo la rotta che portano a questa situazione. Moltissime persone vengono dall'Afghanistan, dal Pakistan. Sappiamo bene che sono paesi che stanno attraversando problemi enormi. Pensiamo solo al tema del ritiro militare occidentale dall'Afghanistan, dall'incertezza sul processo di pace. Pensiamo anche alla difficoltà oggettiva che c'è anche per le organizzazioni internazionali di collaborare lungo la rotta balcanica. Per fortuna la responsabile dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Bosnia e Erzegovina è una capacissima italiana, si chiama Laura Lungarotti, sta facendo molto per migliorare il coordinamento con il resto della comunità internazionale, anche nei paesi vicini alla Bosnia e Erzegovina, alla Serbia per esempio. E però c'è moltissimo da fare, non è facile riuscire a guardare oltre i singoli paesi. C'è anche un problema di arrivare a riconoscere forse la necessità di quote, o comunque di una politica intelligente dell'accoglienza, come abbiamo visto fare dalla Germania con Angela Merkel. E poi c'è l'altro problema ancora di tutte quelle persone che, magari perché durante il cammino, incontrano problemi inaspettati, magari finiscono su una sedia a rotelle, non possono più andare avanti, rimangono intrappolati in una terra di nessuno. Ecco, anche su questo è necessario capire come intervenire. Sono tanti problemi diversi, eterogenei, che poi inevitabilmente portano ad un fenomeno complesso e difficile da distinguere nelle singole esperienze. Però, per concludere, il conforto che ho, che vedo, è che in Italia su tutti questi livelli ci sono non solo orecchie attente, ma anche braccia pronte ad intervenire. E questo va ad onore di tutte quelle persone che dedicano la propria vita, non solo professionale, ma anche personale, sul campo.
e lo fanno con umiltà e portando la differenza. Veramente vorrei ringraziare tutti quelli che lo fanno e promettere che sul campo, almeno in Bosnia e Erzegovina, potrete sempre contare sulla collaborazione dell'ambasciata per far sì che questo impegno possa essere giustamente riconosciuto come un impegno dell'Italia nel suo insieme. Grazie. Grazie mille, grazie mille ambasciatore. Speriamo comunque di averla anche dopo la fine del suo mandato, di averla coinvolta, perché sappiamo che comunque la Bosnia e Erzegovina è rimasta nel suo cuore. L'ambasciatore ha parlato di sensibilità italiana. Io vorrei ricordare la sensibilità trentina, quello che questo territorio ha dimostrato all'inizio degli anni 90 rispetto, ad esempio, alle persone, alle popolazioni che si sono ritrovate coinvolte in quel conflitto che ha visto la disgregazione della Federazione Jugoslava. Ci sono state tantissime persone, la società civile, il terzo settore, ma anche le istituzioni trentine si sono mosse in aiuto di queste popolazioni, là, ma anche qua nell'accoglienza. E tanti di questi cittadini e cittadine oggi sono nuovi cittadini e partecipano, come dire, alla costruzione della nostra società. E un altro tema ricordato dall'ambasciatore, molto importante, e questo è anche un mio appello, è importante fare rete. Sono tante le realtà che continuano ad avere rapporti con quel paese. Oggi parliamo di rotta balcanica, oggi sentiremo parlare soprattutto della situazione nel cantone di Unasana, che è il cantone prospiciente al confine con la Croazia, dove appunto c'è il maggior numero dei campi e diciamo la situazione peggiore in questo paese rispetto alla presenza dei migranti e dei richiedenti asilo. Ci sono tante realtà italiane che hanno rapporti con la Bosnia e Erzegovina da tanto tempo, da decenni. E fare rete è importante non solo sulla questione, su questo tema che oggi dibattiamo, ma anche per continuare a stare a fianco alle cittadine e ai cittadini di quel paese, che è un paese purtroppo che dopo 25 anni non è un paese che è arrivato a una stabilizzazione, è arrivato a una vera pacificazione, è un paese che soffre ancora oggi grandissimi problemi economici, sociali, politici. Con una struttura, un'amministrazione che arriva da accordi di Dayton del 95, che vede il paese diviso di fatto in un sistema assolutamente ingestibile, è un paese che oltretutto con questa Costituzione non potrà mai entrare in Unione Europea. Quindi questo è anche il mio appello, fare rete e proseguire a mantenere rapporti comunque con quel paese, al di là del tema di cui parliamo oggi. Ma rispetto all'accoglienza e alla sensibilità e alla solidarietà italiana, sappiamo che tanti sono stati anche volontari e volontari anche singole sono stati su quei territori dal 2016 in poi e tra questi abbiamo oggi Federico Wetz che oltretutto ci mandò anche a Osservatorio Balcani Causa Transeuropa la tesi che lui fece su questo tema e che noi abbiamo pubblicato sul nostro portale. Lascio la parola a Federico che potrà raccontarvi la sua esperienza lungo la rotta e anche la sua esperienza da volontario in uno dei campi gestiti da IPSIA e Caritas. Ciao a tutti, buongiorno. Io mi unisco con un intervento un po' più di testimonianza di quello che ho visto, di quello che ho vissuto nelle mie esperienze che ho avuto la fortuna di fare lungo la rotta balcanica, nel senso che gli scorsi anni ho avuto due fortunati momenti di conoscenza della rotta balcanica tramite IPSIA, una volta in Serbia, nel campo di Bogovagia, e una volta percorrendo assieme ad altri volontari dell'associazione parte della rotta balcanica in furgone e conoscendo le realtà locali, l'operato delle associazioni locali e conoscendo un po' di persone che sono in cammino lungo questa rotta. La cosa che più ha colpito me e penso tutte le persone con cui ho condiviso questa esperienza è la vicinanza di questi luoghi, che tra l'altro, insomma, la rotta balcanica termina tra i suoi tanti percorsi anche in Italia, quindi siamo veramente toccati da vicino, rispetto a questa tematica. E però sembra veramente una cosa lontanissima, i Balcani, la rotta balcanica in realtà è davanti alla porta di casa e, come diceva Don Cristiano prima, ben poche persone ne parlano se non quando succedono gli eventi più traumatici, come spesso capita, che allora magari per una settimana se ne parla al telegiornale.
Andare di persona è stata un'occasione veramente importante per condividere storie, ma anche normalità, con persone che la normalità non la vedono da molto tempo, perché secondo me, proprio pensando alle parole che vedo, che identifico con la rotta balcanica, e sono quattro le parole che mi porto via in particolare dalle mie esperienze. La prima parola è l'attesa, nel senso che le persone lungo la rotta vivono veramente una condizione di attesa snervante, che anche inquietante, che a me ha inquietato molto, nel senso che tu non sai domani dove sarai, non sai se domani riuscirai a passare il confine tramite il game, quindi chiamato così il tentativo di passare il confine, non sai se verrai picchiato dalla polizia, non sai se ti ruberanno il telefono, non sai se i tuoi figli riusciranno a seguirti, insomma non sai veramente nulla, non sai se starai in Serbia o in Bosnia in questo caso per 7 mesi, per un anno, per 3 giorni, è una cosa molto snervante, e questa è la parola più forte che mi porto dietro. L'altra parola è violenza. La violenza della relazione con i trafficanti, della relazione con la polizia, la violenza di questa situazione di precarietà. Un'altra parola è l'ingiustizia. È l'ingiustizia di avere dei passaporti che non valgono nulla, perché questo è in effetti, e che ti costringono a partire a piedi dal Pakistan per arrivare in Italia, solo perché il tuo passaporto vale meno del mio, sostanzialmente, e pagando molto di più che quanto costerebbe un aeroplano. E quindi questo è proprio veramente un paradosso a cui molti magari a volte non pensano. E però un'altra parola bella, perché sono tutte brutte se no, è la parola della speranza, perché tutte le persone, nonostante questo trauma costante che si vive ogni giorno, c'è la speranza di andare avanti, nonostante le perdite, nonostante le botte, nonostante la mancanza di un piano, c'è la speranza, e questo si vede per sé, per la famiglia, anche nella persona più sconvolta, più stanca, comunque c'è la speranza, perché uno si dice non può finire qui, e devo andare avanti. E per me è stato veramente forte condividere anche la normalità, perché ovviamente noi insomma abbiamo fatto dei viaggi di reportage, di conoscenza, però organizzare delle attività per i bambini piuttosto che fare una partita ping pong con un ragazzo in un campo a Bihać, è qualcosa di veramente forte, perché in quel momento sei tu e l'altro come persone, e non conta rotta, non rotta, conta che si è qui e si condivide un momento, e per me è stato molto forte, perché proprio alla fine ci ricorda che alla fine le persone che fanno questa rotta potremmo essere noi, e potrebbe essere chiunque. Detto questo, da qui è nata la mia voglia di scrivere anche la tesi a riguardo, proprio perché un conto è guardare, raccontare, un conto è cercare anche di approfondire le cose proprio per darsi delle risposte, anche per cercare delle risposte, perché la cosa importante secondo me è che tutti dovremmo cercare ma non solo in questo tipo di situazione, non solo per la rotta balcanica, ma anche su tante altre tematiche, a chiedersi il perché delle cose. Perché una persona deve partire dal Pakistan e andare a piedi? Perché deve essere picchiata? Perché stiamo facendo questa raccolta fondi, cavoli? Perché deve esistere questa situazione così brutta? E quindi il mio desiderio è stato andare a cercare, e andare a cercare anche le responsabilità dove stanno, perché anche i singoli paesi della rotta, l'Europa, l'Unione Europea, ci sono tante responsabilità, e anche le nostre responsabilità di cittadini, comunque, che hanno un potere di indirizzare le scelte politiche in qualche modo. E ecco, quindi vai, ringrazio anche Ipsia perché questa esperienza è stata veramente importante. Io spero che adesso, finita anche questa situazione tragica della pandemia, si possa ripartire con tutte le grandi e belle esperienze di volontariato proposte da Ipsia e da tutte anche le associazioni insomma, attive, da Caritas e da tante altre che operano nei Balcani, perché la presenza dei volontari di sicuro non cambia la vita delle persone, ma se uno deve passare 6 mesi in un campo e per 2 settimane può fare una chiacchiera con una persona interessata a lei, che gli dedica delle attenzioni, e che l'ascolta, che gli dà magari, gli racconta com'è l'Italia, anche per uno che deve partire, così insomma è veramente importante, sono piccoli gesti ma importanti, e quindi questo un po', ecco, grazie. L'intervento di Federico ha come parole chiave, direi, testimonianza, conoscenza, ma anche vicinanza. Quindi
quindi vicinanza a queste persone, farle, non farle sentire sole, capire i motivi di questa situazione, quindi parlando di conoscenza, e questa iniziativa ovviamente ha questa importanza fondamentale, quella di sensibilizzare, ma di far conoscere che cosa sta accadendo in Lungarotta, ma soprattutto da quali paesi e da quali condizioni queste persone arrivano. E rispetto alla vicinanza a queste persone che Federico ha conosciuto in quel campo, mi fate venire in mente, a distanza di tantissimi anni, quindi dal 92, ormai quasi 30 anni, io ho sentito delle cittadine di Sarajevo dirmi che si ricordano ancora oggi l'arrivo dei 500 pacifisti che arrivarono a Sarajevo sotto assedio nel dicembre del 1992, che non fermò la guerra. La guerra proseguì poi fino a febbraio del 96. Ma i cittadini e le cittadine di Sarajevo che ebbero la fortuna di incontrare per strada in una città bombardata centinaia di granate al giorno, che arrivarono e stettero poi in realtà un giorno a Sarajevo, perché fu un viaggio abbastanza periglioso, si ricordano e oggi dicono: noi sapevamo di non essere soli. Ecco, questa è molto importante, quindi la presenza lì e far sapere anche a queste persone che c'è chi da fuori si sta occupando di loro, anche se magari non riusciamo a spostare, a far crollare muri e a tagliare reticolati. E rispetto a quello che sta accadendo soprattutto nel cantone di Unassana in Bosnia Erzegovina, io adesso vi faccio ascoltare Silvia Maraone, che è in diretta video, che è capo progetto IPSIA in Bosnia Erzegovina e che vi parla appunto della cittadina di Bihać, che è la cittadina più vicina al campo di Lipa, il campo di Lipa che voi avete visto incendiato il 23 dicembre scorso. Prego Silvia. Grazie Nicole, un caro saluto a tutti. E credo che non sia mai abbastanza parlare di quello che accade lungo questa rotta, che è definita anche appunto la rotta fantasma, nel senso che ne abbiamo sentito parlare nel 2015, quando sono passate più di 800.000 persone lungo i paesi dei Balcani occidentali, l'abbiamo sentita nominare nel marzo 2016, quando è stata chiusa ufficialmente con l'accordo tra la Turchia e l'Unione Europea, che fondamentalmente ha relegato 3.600.000 richiedenti asilo rifugiati in Turchia, proveniente appunto dai già citati paesi di Siria, Iraq, Afghanistan e Pakistan. E poi appunto ogni tanto compare raramente agli onori di cronaca, l'ultima volta è accaduto proprio appunto nel dicembre dello scorso anno. Nel dicembre dello scorso anno uno dei campi che erano stati allestiti, in particolare questo era l'ultimo dei campi che era stato costruito per far fronte in realtà all'accoglienza per le persone che sono arrivate nel cantone Lunassana, che è un po' il collo di bottiglia alla fine di questa rotta lungo i paesi balcanici, si blocca sulla cittadina di Bihać e di Velika Kladuša. Questo campo era stato creato nell'aprile-maggio 2020 per ospitare le persone in arrivo, i migranti in transito, che non potevano entrare invece negli altri campi che erano stati aperti nella regione, perché tutti i campi erano ovviamente in lockdown per via della pandemia in corso. Questo campo era un campo di tende, erano delle tensostrutture molto grandi, ospitava circa 1.000 persone, in realtà il 23 dicembre ne ospitava anche 1.500. A gestire questi campi è in generale l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che si occupa appunto dal 2018 di accogliere e gestire le persone in transito in Bosnia Erzegovina. Dal 2018 ad oggi sono passate 71.000 persone in questo paese, questo a dimostrare che appunto la rotta balcanica non è per nulla chiusa. E sono stati utilizzati circa 89 milioni di euro solamente da parte dell'Unione Europea per la gestione di questa situazione. È un paese fragile, quello della Bosnia Erzegovina, che si trova a misurare un problema enorme, quello della migrazione, che, come dire, fa tremare le gambe anche a paesi ben più forti, come appunto molti degli stati europei ancora oggi sono in estrema difficoltà a gestire la migrazione. Il paese della Bosnia Erzegovina fa ancora più fatica, e questa fragilità la si vede nella modalità in cui le persone appunto vengono anche accolte, nel senso che i campi sono spesso purtroppo sovraffollati, ma non se ne riescono ad aprire di nuovi, perché appunto tante città o regioni della Bosnia Erzegovina non vogliono i migranti nel loro territorio, per cui IOM è riuscito ad aprirne solamente 6 in tutti questi anni. La vicina Serbia, che ospita più o meno lo stesso numero di migranti che ospita oggi la Bosnia Erzegovina, e parliamo di un numero che oscilla tra gli 8 e i 10.000,
nello stesso momento nel paese. Ecco, per esempio in Serbia ci sono 19 centri, in questo momento invece in Bosnia e Erzegovina ce ne sono solamente 6 ancora. E quindi appunto noi abbiamo dovuto fronteggiare varie fasi di quella che è una gestione sempre emergenziale in realtà di questo problema, nel senso che appunto non c'è un'alternativa, un sistema di accoglienza che vada fuori dal sistema dei campi, la legge sull'asilo è una legge vecchia, non adeguata, non è adatta alle persone che sono in transito, quindi anche chi volesse per esempio fermarsi in Bosnia tra le persone che stanno attraversando questo paese per fare domanda d'asilo non potrebbe farlo, dovrebbe aspettare più di 400 giorni per poter appunto vedere accolta la domanda, quindi neanche stiamo parlando del vedere la risposta alla domanda, quindi appunto i numeri sono veramente folli su appunto queste 70.000 persone che sono transitate nel 2020, solamente una persona ha ricevuto lo status di rifugiato, quindi capite che è tutto molto lento, difficile, farraginoso e la popolazione locale che nel 2018 si era dimostrata particolarmente, come dire, accogliente nei confronti dei primi profughi che stavano transitando, oggi è particolarmente ostile, soprattutto nelle città che vivono di più questa presenza così massiccia come appunto Biha e Kladuša. Biha c'è una cittadina dove ci sono 20.000 abitanti circa, anche se poi ovviamente sull'intero territorio della municipalità sono molto di più, però per esempio in questo momento ci sono 3.000 persone che appunto la stanno occupando, oltre agli abitanti locali ci sono appunto migranti e profughi e non vivono tutti quanti nei campi della città, ma vivono anche in cosiddetti jungle camps, per cui rifugi di fortuna, occupano vecchie palazzine, vecchie case abbandonate, quindi è una presenza sicuramente che mette in difficoltà questo piccolo luogo. Ma per tornare appunto agli interventi, a quello che abbiamo visto, abbiamo fatto nel 2018 un primo intervento che appunto, tra l'altro, c'è stato anche un contributo della provincia autonoma del Trentino proprio quell'anno per i primi interventi di emergenza insieme alla Croce Rossa per i primi profughi che stavano arrivando appunto a Biaci, quindi distribuzione di kit igienici, pronto soccorso, vestiti, eccetera, eccetera. Ma poi abbiamo cominciato a portare avanti interventi più classici ai quali siamo più legati, come sia insieme a Caritas, che sono gli interventi psicosociali, ovvero l'apertura all'interno dei campi profughi di luoghi di animazione e ricreazione che si chiamano social café, nei quali le persone possono dimenticarsi di essere in un campo profughi, fermi in questo limbo che ci raccontava anche Federico, e nei quali possono appunto passare dei momenti, non dico di spensieratezza, però ecco, sicuramente un po' più di leggerezza insieme a persone che mostrano anche una faccia d'Europa diversa da quella che purtroppo queste persone incontreranno quando dovranno varcare i confini per andare appunto al game. Quando uscendo dalla Bosnia dovranno attraversare la Croazia e la Slovenia, andranno incontro alle polizie, appunto, in alcuni casi anche polizie molto violente di questi paesi che purtroppo li respingeranno. La presenza dei volontari, degli operatori, delle organizzazioni come le nostre fa sì che queste persone capiscano che c'è anche un altro mondo, c'è anche un altro pezzo d'Europa che è l'Europa dell'accoglienza, non è l'Europa che urla porti chiusi e che appunto sbraita contro gli attivisti, i volontari e le organizzazioni non governative, ma che appunto crede ancora nella solidarietà e nell'accoglienza, nella vicinanza. E quindi appunto sembrava che tutto andasse relativamente bene, diciamo così, in uno scenario che comunque rimane particolarmente complesso, che è questo scenario di attesa, quando però uno di questi campi lo scorso inverno appunto ha preso fuoco durante le operazioni di evacuazione. Il 23 dicembre 2020 IOM ha chiuso il campo di Lipa, questo campo che era solamente per uomini adulti, e queste persone si sono trovate nel nulla. Il campo di Lipa è lontano dalla città, proprio come dicevo prima, tanti luoghi della Bosnia e Erzegovina, tante città, tanti cantoni, regioni non vogliono i migranti. Questo appezzamento di terreno è stato dato dalla municipalità di Biaci per costruire questo campo lontano dai centri abitati. Si trova in un altopiano che d'inverno è sempre innevato fondamentalmente, per cui le persone il 23 dicembre, quando il campo è stato chiuso da IOM, si sono ritrovate a dormire nella neve. E questo è andato avanti per diversi giorni perché appunto l'Unione Europea chiedeva alla Bosnia Erzegovina di riaprire uno dei campi che era stato chiuso, ritrovare altre soluzioni, ma il governo locale, il governo bosniaco si sono, come dire, opposti a queste richieste. Quindi abbiamo visto proprio questi uomini che senza l'acqua, senza il cibo, senza l'elettricità,
senza niente, sopravvivevano nel ghiaccio fino a quando appunto l'8 gennaio il campo di Lipa è stato costruito, un nuovo di fianco al campo di Lipa bruciato è stato ricostruito un campo di tende militari che ospitano in questo momento 900 persone circa. E allora lì sono iniziati i nostri interventi. L'ambasciatore ha già citato una delle sfide più grandi che abbiamo dovuto appunto affrontare, è stata quella di pensare alla logistica e sopperire alle mancanze e alle lentezze che lo Stato bosniaco stava dimostrando, così come le altre organizzazioni. E quindi sia insieme a Caritas Ambrosiana hanno appunto fatto una raccolta fondi ad hoc. Abbiamo costruito tre infrastrutture, quindi una tenda refettorio da 600 metri quadri, nei quali oggi stiamo portando avanti il nostro progetto del Social Café, quindi non solo diamo un'accoglienza dignitosa, permettiamo alle persone finalmente di non mangiare più in piedi, ma possono sedersi, giocare, bere il tè, stare con noi, e poi altre due strutture che sono appunto utilizzate per fini differenti, uno dei quali è anche un tendone per l'isolamento. Poi abbiamo nel corso del tempo ho costruito una cucina collettiva, viene chiamata, sono 9 brancieri coperti da una tettoia e distribuiamo tutti i giorni dei pasti, dei kit alimentari per i migranti che così possono cucinare dei pasti supplementari rispetto a quello che dicevano. E stiamo però adesso cercando di fare un intervento più ampio che vada ancora ad aiutare le persone di Lipa, che è appunto quello di destinare una parte delle risorse che raccoglieremo anche ai progetti per l'igiene e delle persone che vivono nel campo. Da una parte quindi la costruzione di docce e lavandini a campo e l'approvvigionamento idrico. La Caritas italiana tra l'altro ha già donato alla città di Biaci una nuova camion cisterna da 7.000 litri che sta per arrivare. Questo camion cisterna servirà per trasportare l'acqua potabile nel campo di Lipa. Lipa non ha acqua e non ha elettricità, è tutto con generatori e ci sono appunto delle sorgenti che vanno ad alimentare i container sanitari, però noi abbiamo appunto in questi giorni stiamo lavorando ancora sulla creazione di punti d'acqua maggiore. È un altro problema che riguarda appunto le persone che vivono nel campo di Lipa, è appunto un problema legato alla mancanza d'acqua, quindi la scabbia, malattie dermatologiche, eccetera, eccetera. Quindi appunto stiamo cercando anche con altri partner di costruire delle lavanderie per il campo di Lipa. Oltre a questo vanno avanti i nostri interventi nei campi per famiglie, perché la rotta balcanica, e poi qua chiudo, non è solamente una rotta di uomini adulti che viaggiano senza la propria famiglia e che cercano poi di ricongiungersi a loro quando arriveranno nei paesi di destinazione, ma è una rotta attraversata da moltissime donne, bambini e minori non accompagnati, per cui appunto è una rotta che vede molte vulnerabilità, molte fragilità e che nonostante sia lontana dai media e nonostante sia lontana dalle televisioni, è comunque una rotta che porta all'Italia come punto di snodo, se vogliamo, per cui ci dovrebbe riguardare tanto quanto la rotta del Mediterraneo centrale, ed è una rotta che veramente è stata abbandonata. Grazie. Grazie mille a Silvia Marone che ci ha fornito, direi, un quadro abbastanza chiaro, decisamente chiaro, di quella che è la situazione in cui stanno operando in questo momento. Vorrei ricordare che, a proposito dei minori non accompagnati, Save the Children, in un rapporto rispetto alla presenza di minori non accompagnati in Bosnia e Erzegovina nel 2020 erano 500. E un numero sensibile di questi non sono accolti in strutture adeguate per loro, quindi sono accolti o nei campi assieme agli adulti o addirittura vivono a volte anche per scelta, per tentare, insomma, essendo più liberi di muoversi, tentare comunque di attraversare il confine, altre volte non per scelta, vivono negli squat, in strutture abbandonate e nelle tendopoli, nei boschi. E parlo di minori non accompagnati perché di recente, immagino avrete letto anche sulla stampa, ne sono arrivati qua, ne abbiamo accolti grazie a un corridoio umanitario da Lesbo. Negli ultimi mesi ne sono stati fatti due e alcuni di questi minori non accompagnati sono stati accolti proprio in questo territorio. Ragazzi che a 16 anni hanno già però 4-5 anni di viaggio dai loro paesi di origine. E sono oltretutto alcuni di questi li abbiamo anche inseriti nel video che sarà pronto tra qualche giorno.
L'altro tema che Silvia ha sollevato è il problema della situazione in Bosnia-Erzegovina. Vi ricordo che negli ultimi 4 anni il paese ha perso il 30% dei giovani tra i 18 e i 28 anni. Questo solo per dirvi qual è, la migrazione della nuova generazione da questo paese verso altri paesi in cerca di lavoro. Spesso vanno a studiare all'estero e poi non tornano. Quindi un paese oltretutto che si sta impoverendo anche di quella generazione che potrebbe dare nuova energia a questo paese per veramente ricostruire soprattutto il tessuto sociale, più che economico, sociale e politico. Un paese che ahimè continua la guerra con altri mezzi, nel dibattito pubblico il conflitto non è mai finito, le divisioni non si sono ricucite. Ed è anche per questo che una presenza, un sostegno a questo paese che non ha, come ha detto Silvia, una legge sull'asilo adatta alla situazione d'oggi e non ha assolutamente una capacità di accogliere in maniera diffusa sul territorio e quindi che abbia bisogno anche di essere accompagnato verso il percorso, verso un fenomeno che comunque sarà un fenomeno, quello della presenza di persone che arrivano da questi paesi e che in parte rimarranno. E a questo punto vi faccio ascoltare un'altra voce sempre dalla Bosnia-Erzegovina, questa volta dalla capitale, da Sarajevo, e cioè Daniele Bombardi, che è di Caritas Italiana, responsabile Caritas Balcani. Ben arrivato, Daniele. Grazie Nicole, un caro saluto a tutti quanti. Sì, vi sto parlando da Sarajevo, dalla capitale della Bosnia-Erzegovina e mi fa molto piacere, ecco, poter avere questa occasione di condividere con gli amici dalla provincia di Trento. Tante cose sono state fatte in questi anni, appunto con la provincia di Trento, con l'associazione del territorio, con la diocesi di Trento, quindi saluto tutti con grande piacere. Come diceva Nicole, io mi occupo del lavoro di Caritas Italiana, non solo in Bosnia-Erzegovina, ma in tutta la regione balcanica. E vorrei dire, diciamo, due cose in più rispetto a quello che già in maniera molto esaustiva hanno detto Silvia e l'ambasciatore Minasi prima di me, rispetto proprio alla regione, rispetto proprio a questo fenomeno migratorio nella Bosnia-Erzegovina e nei paesi vicini. Quello che vorrei dire è che appunto la rotta balcanica viene raccontata sempre, ovviamente giustamente, dalla parte delle fatiche, delle sofferenze della popolazione migrante che sta attraversando questi luoghi. Ma non possiamo dimenticare che la rotta balcanica è particolarmente problematica proprio perché attraversa luoghi, attraversa paesi che sono già di per sé molto fragili ed hanno una incapacità o fanno una fatica aggiuntiva a occuparsi anche del fenomeno migratorio e anzi, come poi cercherò insomma, di dire, probabilmente il fenomeno migratorio sta anche peggiorando o aggravando alcune dinamiche interne di questi paesi o tra i vari paesi che non fanno ben, purtroppo ben sperare ecco, nel lungo periodo. Giusto per capirsi, appunto, la rotta balcanica si fa partire, diciamo così, dal punto di vista geografico, soprattutto dalla Turchia. La Turchia è un paese che in questo momento sta accogliendo 4 milioni di profughi e rifugiati, di cui 3 milioni e mezzo sono siriani e l'altro mezzo milione non siriani. E sappiamo tutti quanto sono impegnative le sfide politiche, economiche che ha davanti anche rispetto alla tutela dei diritti umani che ha davanti la Turchia. Il fenomeno migratorio è diventato purtroppo uno strumento nelle mani di Erdogan, nelle mani del governo turco per poter come dire, da un lato soddisfare l'Unione Europea appunto con il famoso accordo Turchia-Unione Europea per bloccare i flussi migratori. Ma dall'altro lato gli viene data, dire, carta bianca per poter fare nel proprio territorio un po' quello che vuole. A me hanno fatto molto impressione le parole del nostro primo ministro Draghi qualche tempo fa, quando disse che Erdogan è un dittatore che ci serve in quella regione. Quindi non è stato sicuramente facile, e non è sicuramente facile avere a che fare e gestire il fenomeno migratorio in un paese come la Turchia. Ma poi la rotta attraversa tutta una serie di paesi, dalla Grecia alla Macedonia, alla Serbia, all'Albania, al Montenegro, sono tutti paesi, oltre alla Bosnia-Erzegovina ovviamente, che sono caratterizzati da una serie di difficoltà e di sfide già al loro interno. Immaginatevi, o probabilmente sarete a conoscenza, insomma, delle crisi,
di confine o delle crisi etniche che ci sono, per esempio, tra la Turchia e la Grecia, che ci sono tra la Grecia e la Macedonia, i problemi etnici all'interno della stessa Macedonia, le sfide che ci sono in Serbia, tra appunto la Serbia e il Kosovo. Insomma, sono tutti paesi che per vari motivi vivono fragilità di tipo politico, vivono tensioni etniche, vivono problemi di confini, hanno, come è stato detto prima, una fortissima emigrazione dei propri giovani verso l'Unione Europea, quindi si stanno svuotando, hanno problemi economici, hanno sistemi sociali molto fragili già per le persone locali. La migrazione è arrivata in questi paesi come un peso molto grave. Molti di loro non erano assolutamente pronti nel 2015, quando si è aperta la rotta, a gestire questo tipo di fenomeno. La Bosnia non era pronta neanche nel 2018, quando appunto ha cominciato nel proprio territorio il flusso di questi migranti, perché appunto non c'erano procedure in atto, non c'erano politiche adeguate per questo tipo di fenomeni, non c'era una conoscenza anche di come gestire questo tipo di fenomeno. Per cui quello che ci tengo a dire è che dobbiamo fare anche molta attenzione, perché questo tipo di fenomeno migratorio sta in qualche modo rendendo difficile, rendendo ancora più complicati i percorsi di transizione e di cammino europeo dei paesi dei Balcani occidentali verso l'Unione Europea. L'Unione Europea, purtroppo, che sta avendo appunto questo approccio politico molto discutibile, perché è molto chiaro che l'unica, diciamo, visione politica condivisa all'interno dell'Unione Europea è quella di esternalizzare i propri confini quando si tratta di migrazione, come è stato già fatto appunto con la Turchia, come è stato fatto con la Libia e il Nord Africa. Anche i Balcani stanno diventando un'altra frontiera esterna dell'Unione Europea, dove si è disponibili a pagare ovviamente qualsiasi cifra, purché si tengano o frenino il più possibile i fenomeni migratori verso l'Unione Europea. Quindi, venendo anche un po' a quello che è stato detto da Nicola all'inizio rispetto ai valori dell'Europa per cui siamo nati, anche alle parole di Federico che diceva prima, l'Europa, dal punto di vista, ecco, con gli occhi del migrante, di un migrante in questo momento, sono soprattutto fili spinati, polizie, muri, violenza, eccetera. E per cui quello che stiamo cercando di fare in tutti questi paesi, compresa la Bosnia e Erzegovina, è invece mostrare che c'è un altro volto dell'Europa, c'è un'Europa che accoglie, c'è un'Europa che si interessa di queste persone, c'è un'Europa che, come dire, è attenta, ecco, alle storie. E Federico è il volto di questa Europa, mi verrebbe da dire, cioè una persona che ha deciso di mostrare che c'è anche chi si interessa a chi sta facendo questo fenomeno, questo percorso migratorio. E sono tanti come Federico. Una cosa che mi piace sottolineare in questi mesi è che la crisi di Lipa ci ha mostrato molto chiaramente quante centinaia, parlo veramente di centinaia di persone che ci hanno contattato a noi come Caritas, a IPSIA, anche l'ambasciata italiana direttamente, per poter venire a dare una mano, perché hanno appunto raccolto materiali che volevano portare, perché hanno fatto donazioni economiche. E anche ancora oggi, a 3-4 mesi di distanza dal picco della crisi di Lipa, ci stanno continuando a chiedere momenti di incontro, ci stanno continuando a chiedere dei webinar, ci stanno chiedendo come sta proseguendo. L'attenzione non l'hanno spenta su questo problema. Quindi, diciamo, per fortuna non siamo soli, ecco. Forse siamo silenti, forse siamo puntiformi, non riusciamo ancora a collegarci bene, ma non siamo soli, siamo in tanti che stiamo parlando e affrontando questo problema. E chiudo dicendo solo un'ultimissima cosa. L'IPA e in realtà la politica della Bosnia e Erzegovina verso la migrazione in questo momento è abbastanza preoccupante. Silvia ha accennato al fatto che si sta lavorando alla costruzione del nuovo campo dell'IPA, appunto a breve dovrebbe essere messo in piedi un nuovo campo permanente nella zona di Lipa, ma si sta cercando di fatto replicare una politica sulla migrazione che è molto discutibile, che è la politica che in Grecia si sta facendo nell'isola di Lesbo o, diciamo, nei luoghi più isolati. Cioè, l'idea di Lipa è quella di aprire un luogo di accoglienza il più lontano possibile dalla cittadinanza, il più lontano possibile dai luoghi abitati, dove mettere il numero più elevato possibile di persone, di modo che non diano fastidio alla popolazione locale. L'IPA nei programmi, l'IPA permanente, quello che dovrà essere, rischia di diventare un campo da 2.000-2.500 persone nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in condizioni che sono ampiamente precarie. I lavori stanno andando avanti in maniera molto lenta, per cui dobbiamo
assolutamente tenere l'attenzione molto alta, perché rischiamo di ritrovarci lì sui giornali di nuovo con il prossimo inverno. Non è una prospettiva così, come dire, assurda, così impossibile, che l'IPA sia nuovamente un luogo critico da qui a qualche mese. E questo appunto ritorna al discorso di prima, cioè dobbiamo continuare, quindi, e vi ringrazio anche per questa iniziativa, a portare avanti le richieste di un cambiamento strutturale, di un cambiamento di politiche verso la migrazione, perché altrimenti appunto, le emergenze si ripeteranno in maniera ciclica. Lungo la rotta balcanica in questi anni ci sono state varie LIPA, qualcuno si ricorderà i domeni, qualcuno si ricorderà il confine di Orgoš tra la Serbia e l'Ungheria, qualcuno si ricorderà le baracche di Belgrado, qualcuno si ricorderà Vučak, che era un altro campo simile all'IPA nella periferia di Biac due anni fa. Quindi, diciamo, non è difficile prevedere, ecco, una nuova emergenza a breve se le politiche continuano ad essere queste. Per cui, ecco, vi chiedo e chiedo a tutti anche di continuare non solo nell'impegno appunto economico, nell'impegno in prima persona di servire i migranti, ma anche di portare avanti delle richieste di cambiamento politico, di cambiamento strutturale nella gestione delle politiche migratorie in Europa e ai confini dell'Unione Europea. Anche perché, e qui chiudo, in questo momento la rotta balcanica è gestita in una maniera abbastanza paradossale. Chi attraversa la rotta balcanica, comunque con molte fatiche, le persone che noi vediamo in Bosnia e Erzegovina, prima o poi ce la fanno ad attraversare il confine, con estremamente tante difficoltà, con violenze, con respingimenti, spendendo un sacco di soldi, però prima o poi queste persone, dopo 5, 10, 20, 30 volte che ci provano, ce la fanno ad arrivare. Quindi è una politica che non sta frenando i flussi, li sta solo magari un po' rallentando, li sta rendendo più difficili, ma le persone che vogliono viaggiare, che vogliono muoversi, alla fine arrivano nel territorio comunitario. Solo che arrivano, diciamo, da una parte alimentando le mafie, perché continuano a pagare i trafficanti, a pagare la criminalità locale per poter attraversare questi confini. Quindi tutto questo sistema in realtà sta alimentando, come dire, la criminalità organizzata invece che alimentare un sistema virtuoso. E dall'altro lato, appunto, fa arrivare comunque le persone nei nostri territori, in Italia, in Austria, in Germania, in Francia, eccetera, senza alcun controllo. Per cui anche chi, diciamo, quelle parti politiche o quelle voci che pensano che questa politica aumenti la sicurezza, in realtà paradossalmente sta ottenendo l'effetto contrario. Cioè fa arrivare comunque le persone, ma noi non sappiamo chi sono, non sappiamo quando arrivano, non sappiamo dove si sistemano, perché non esiste un sistema appunto ordinato, legale e sicuro di farle arrivare sul nostro territorio. Per cui è logico che la politica, se uno la guarda, diciamo, in maniera complessiva, è quasi assurda. È una politica, diciamo, che è basata molto sull'emotività, ma dal punto di vista pratico non sta producendo grandi risultati. Per cui per questo anche chi, diciamo, ha a cuore più i temi della sicurezza, i temi del controllo, dovrebbe anche lui chiedere un cambio di passo e un cambio di politica verso l'Unione Europea, perché questo sistema alla prova dei fatti non sta reggendo e non sta rendendo né noi più sicuri, né tantomeno ovviamente chi sta facendo il percorso migratorio più sicuro, perché è costretto a subire violenza, a spendere un sacco di soldi, a mettere a rischio la propria vita in maniera assolutamente, assolutamente assurda. Quindi ripeto, grazie ancora veramente per questo tipo di iniziative, ed è molto molto importante continuare a parlarne, continuare a coinvolgere anche le autorità locali, continuare a richiedere ai nostri rappresentanti a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo, un cambio di passo, anche perché stiamo tutti parlando di questo famoso piano di ricostruzione dopo la pandemia. Ecco, magari l'occasione è buona anche per costruire un'Europa che sia un pochettino più accogliente e un pochettino più attenta anche ai diritti delle persone che stanno migrando. Grazie. Grazie a Daniele Bombardi. Per riprendere, Bombardi ha ricordato Federico, uno dei tanti, dei tantissimi che si sono mosse per cercare di aiutare e non hanno aspettato e non sono state solo a guardare davanti alla televisione. E voglio ricordare, a proposito di questa solidarietà di volontari e volontarie, che ahimè anche il tema della criminalizzazione della solidarietà sta diventando sempre più attuale, anche se non è solo di questi anni, quando veniamo a sapere delle ONG che fanno soccorso in mare, ma in realtà è purtroppo un trend che vediamo almeno negli ultimi 15 anni, cioè di singoli volontari, singole cittadine e cittadini che vengono messi sotto indagine. Oltretutto più del 99% dei casi in realtà poi vengono archiviati e nemmeno portati a processo.
e le cittadine e i cittadini bosniache sono sottoposti giornalmente, ci sono, aiutano, ma sono sottoposti giornalmente a minacce, offese e soprattutto nel cantone di Unassana, dove oltretutto è stato anche proibito l'aiuto a migranti che stanno fuori dai campi. Ha parlato di confinamento. Attenzione, quello che sta avvenendo in Bosnia è quello di confinare queste persone in centri estremamente grandi, numerosi, ricorderete immagino Kara Tepe, Lesbo, lontano dai centri cittadini, dove queste persone attendono minimo 500 giorni e quindi ovviamente spinti, anche se volendo restare, spinti ad andarsene e a cercare salvezza in Unione Europea, la stessa politica che avviene appunto in Grecia, ma purtroppo anche la politica che abbiamo visto negli ultimi anni in Italia, cioè quella in qualche maniera anche di distruggere il grande lavoro dell'accoglienza diffusa, di cui oltretutto il Trentino è uno degli esempi italiani. E ci vuole quindi un cambiamento politico importante, e ahimè la discussione che sta avvenendo in sede europea su un nuovo patto asilo e migrazione non è molto confortante, la politica sta seguendo diciamo la linea securitaria e non quella del riconoscimento di diritti e non quella di assicurare a queste persone più possibilità di seguire corridoi legali di ingresso che i loro passaporti in questo momento non danno loro, e quindi in questa maniera oltretutto ridurre il portato economico che con questa politica securitaria di chiusura e di fili spinati e di muri portano nelle casse delle reti criminali. Vi do solo un dato: negli ultimi 2 anni il costo di un passaggio, come dire, di un percorso dalla Bosnia-Erzegovina fino a Trieste è triplicato. Questo solo per darvi un dato. Non sono diminuiti i numeri delle persone che hanno tentato il transito, ma sono aumentati i prezzi. E sono aumentate oltretutto anche le spese europee, parliamo di Frontex, ma parliamo anche dei soldi che vengono ad esempio versati alla Croazia, l'ultimo paese entrato in Unione Europea dell'area dei Balcani nel 2013 e che tiene appunto il controllo di questo lunghissimo confine esterno dell'Unione Europea a sud-est. Quindi un cambio di politica, non muri, ma riconoscimenti di diritti con controllo della migrazione, e non nascondiamo invece che una politica securitaria non ferma il flusso, ma rende invece semplicemente più pericoloso, più rischioso per queste persone il loro viaggio, che continueranno comunque a tentare di fare perché non hanno altra scelta. Io ringrazio di questa iniziativa e di sensibilizzazione, e spero che coloro che ci hanno ascoltato sostengano non solo la raccolta fondi che con questa iniziativa viene avviata, ma che sostengano soprattutto il passaggio di parola rispetto a quello che oggi avete sentito, e l'Arcidiocesi di Trento, come tutti gli altri enti che io voglio ricordare qui oggi, quindi il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, il Movimento dei Focolari, il CNCA regionale Trentino Alto Adige e PSIA del Trentino, assieme all'Arcidiocesi e al Centro Cooperazione Internazionale e Osservatorio Balcani Caucaso, rimangono ovviamente a disposizione per sostenere qualsiasi iniziativa nelle scuole, nei luoghi pubblici, per continuare a parlare e a sostenere questa iniziativa. Grazie a voi.